tutto questo film nasce da una chiacchierata fatta con Maurizio De Giovanni in una pausa delle riprese dei Bastardi di Pizzo Falcone, con le serie che lui ha scritto e che io ho interpretato. Chiacchierando gli ho detto: secondo me tu dovresti scrivere un testo teatrale, mi piacerebbe tu scrivessi un testo teatrale che parlasse di famiglia e che parlasse soprattutto delle cose che in famiglia non si dicono, delle cose non dette, dei silenzi, dei piccoli e dei grandi silenzi. E nel giro di 3 settimane Maurizio ha scritto un testo teatrale che abbiamo presentato, che ho messo in scena al Napoli Teatro Festival l'anno scorso, che ha avuto grandissimo successo di pubblico e di critica. E però nel momento che ho letto per la prima volta il testo teatrale, ho subito pensato che sarebbe potuto essere un film, forse più un film che uno spettacolo teatrale, perché mi permetteva di fare un film vicino ai miei gusti, un film complesso dove l'esercizio era quello di far vivere una famiglia, ma anche un'umanità, all'interno di quattro mura di una grandissima villa nella quale in questo momento ci troviamo e nella quale è ambientata tutta la storia, alla metà degli anni 60. L'abilità della scrittura, e mi auguro anche dell'esecuzione e dell'adattamento che ne ho tratto, è quello di far viaggiare il pubblico, a metà tra dramma e commedia, come avviene nella vita. Questa è una storia dove si ride e si piange 2 o 3 volte contemporaneamente nella stessa scena. Questo è il tentativo, e grazie all'aiuto degli straordinari attori che hanno accettato di fare questo film, il gioco è stato molto più semplice. La riflessione che ho fatto è stata sul papà di Alessandro, cioè sul grandissimo Vittorio Gassman, e quanto sia difficile per una famiglia vivere all'ombra di un genio di quella dimensione. E attorno a quest'idea è cominciato a sedimentarsi un cerchio alla volta, come fanno gli alberi quando crescono, la storia del silenzio grande. È un film che non possiamo scoprire, non Non possiamo dire possiamo niente. dire quasi nulla. Questo è Quindi il salotto, si può dire? questo è il salotto di questa grande casa, di questo grande scrittore, che sarei io. Un po' sopravvalutato, Insomma, ho diciamo, però insomma, ha vinto venduto un tanti sacco di premi, ho cose. venduto tante copie. Chiaramente la storia della famiglia Primic è di un, credo, forse un amore grande, a volte poco espresso o espresso male da parte mia. No, tu sei un uomo che insomma si è dedicato molto al suo lavoro, sempre chiuso nello studio, sempre a scrivere libri, insomma, sì, hai molto amato la famiglia, la ami molto, però diciamo che il tuo amore più grande è la scrittura. Io da quando ho indossato questo camice da governante e la cresta, il mio collettino di merletto a cui tengo tanto, mi sono sentita subito una bambina. E non solo perché questo camice mi ricordava il grembiule delle classi elementari, ma perché Bettina ha una bontà quasi infantile. È una donna dolce, delicata come un angelo. La regia, io, allora, è un È attore alto, molto molto alto, alto, sì, sì. molto alto. E ha, diciamo, proprio talento Proprio così, pezzetti. buttato proprio Sì, così. sì. E ha un amore per gli attori, che non è una cosa, diciamo, Perché lui è che anche un po' un riscontra. attore. Perché pure, Ma pure attore, a pure recita. volte, sì. Al suo terzo film, sa. Suo terzo film, Sì. questo Alessandro Gassman. Gassman, sì, Gassman. Alessandro Gassman. Alessandro è un regista che tiene unita tutta la troupe, ed è forse il regista più sensibile, più generoso, più complice, più vicino all'attore, perché conosce, essendo attore, le fragilità che noi abbiamo. E sta in pratica dietro ogni parola e ogni azione, ci dà un supporto continuo, addirittura certe volte
applaude alla fine le nostre scene. Io ho voluto mantenere la teatralità del testo di Maurizio dove mi era possibile, e questo l'ho fatto soprattutto attraverso le visioni e i sogni del protagonista Valerio Primic. È un film che non si avvale di effetti speciali digitali, ma tutto quello che si vede è fatto in diretta sul set con l'utilizzo delle luci e dei macchinisti, degli attrezzisti, delle scenografie e dei costumi. Non abbiamo movimenti repentini della macchina presa, sono molto gli attori che si muovono e la macchina vuole fluttuare in questa grande casa assecondando le intenzioni degli attori. È una danza quella che noi facciamo. Il silenzio grande è un enorme mantello che cala di buio a volte sulla storia delle famiglie. Tutti i piccoli silenzi, fatti di va bene, non ne parlo, va bene, lasciamo stare, fatti per il quieto vivere, poi alla fine si cristallizzano, si incrostano e si sedimentano in un unico grande silenzio che è un cratere in cui si rischia di cadere. Il silenzio grande è il grande rischio che corrono le famiglie nel dimenticare di parlarsi sempre e di dire sempre tutto quello che c'è da dire.